Buon pomeriggio gentili sportivi, queste immagini vi giungono dallo stadio Kennedy di Santa Croce, dove i locali del Cigno e il Real Siracusa Belvedere stanno per fare il loro ingresso in campo, gara valida per la quarta giornata di andata del girone B di Eccellenza, una gara importante soprattutto per la formazione aretusea a caccia ancora del primo successo, anche se la gara di oggi si preannuncia abbastanza impegnativa. Un saluto all'operatore di ripresa Alessandro Bellanici, all'assistente video Valeria Migliore. Andiamo a leggere le formazioni delle due squadre mentre il Santa Croce sta entrando adesso sul terreno di gioco a seguire il Real Siracusa Belvedere in consueta maglia bianco-rossa con strisce orizzontali, pantaloncini biancorossi, calzettoni biancorossi, invece Santa Croce in consueta tenuta azzurra, pantaloncini e calzettoni neri. Squadre in campo con il 4-3-3, quindi moduli speculari, con il Santa Croce che schiera Cavone tra i pali, linea difensiva con Mintè a destra, Ravalli a sinistra, Morales e Sferrazza in mezzo, a centrocampo Escobar centrale insieme a Battaglia, Floridia leggermente largo sulla sinistra e poi il tridente formato da San Martino, Leone e Di Rosa. In panchina per i padroni di casa, Gianchino, incatasciato Federico, incatasciato Lorenzo, Gravina, Arestia, Jurato, Mazzu, Mauro e Iozia. Allenatore Gaetano Lucenti. Risponde il Real Siracusa a Belvedere con Latino tra i pali, poi linea difensiva formata da Di Domenico a destra, Bucchieri a sinistra, Saraceno e Martinez i centrali difensivi, a centrocampo Spinelli, Ruiz e Silla, in avanti Melluzzo che sarà affiancato da Iacono sulla destra e Miraglia che dovrebbe giocare, Miraglia va a destra e Iacono a sinistra, quindi Miraglia largo a destra, Miraglia che tra l'altro è tornato proprio dall'avventura al Siracusa Calcio, per lui dunque subito maglia da titolare al posto di Labruna, al quale va un affettuoso saluto, si è infortunato domenica scorsa, rottura del crociato per lui e quindi andrà sotto i ferri con il dottor Francesco Sapienza. Tra poco leggeremo anche la panchina del Real Siracusa Belvedere. Ad arbitrare l'incontro il signor Augello della sezione di Agrigento, assistito da Ciappi di Caltanissetta e dallo giudice di Agrigento. Per quanto riguarda la panchina del Real, con il tecnico Ernesto Maiorca ci sono Newman, Porchia, Di Natale, Mazzone, Ulma, Midolo, Quarto, Bianco e Busà. Real Siracusa Belvedere che tra l'altro deve fare a meno anche di Federico Greco, squalificato per due giornate dal giudizio dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa in casa nella gara pareggiata contro il Palazzolo senza reti, 0-0. Si gioca nel silenzio surreale dello stadio Kennedy. Subito Miraglia si impossessa della palla con il pressing alto, va Miraglia il destro! Subito prima iniziativa dopo 10 secondi di Miraglia solo con il destro tentato appena in aria, palla alta di poco, quindi Real subito pericolosissimo in avanti, bravo Miraglia. Santa Croce andò a rete altre due volte, e tra l'altro con uno splendido gol di Floridia. Attenzione al portiere Latino che rischia qualcosa, il Santa Croce torna in possesso di palla, il tiro e la rete del numero 7 di Rosa. Passa in vantaggio la formazione di casa, ma non è esente da responsabilità la difesa retusea. Ma Ruiz col mancino, palla in mezzo e dentro direttamente da calcio di punizione. Ruiz la
mette dentro ed è 1-1 al 19esimo. Col sinistro ha sorpreso tutti, la palla è passata in mezzo all'area di rigore, si è andata a infilare all'altezza del secondo palo. Real che raddrizza l'incontro al 19esimo con Capitan Ruiz. Battaglia, un po' di spazio, attenzione, bisogna chiuderlo. Avanza Battaglia, prova il sinistro. Palla fuori di un soffio. Occasione per il Santa Croce. Palla per Di Rosa sulla sinistra, il traversone in mezzo. E poi riesce a metterla dentro ancora la squadra di casa. Con la rete di San Martino al 27esimo. Ma anche in questa circostanza non mi sembra, purtroppo esente da colpe, la difesa del Real che ha dato troppo spazio a Di Rosa che poi ha messo in mezzo per San Martino. Ma ancora l'uno contro uno, il traversone delizioso in mezzo di testa di Domenico, ma c'è ancora il Santa Croce con la conclusione di Di Rosa che impegna a terra Latino. E finisce qui, dopo 2 minuti di recupero, l'arbitro dice che può bastare così. 2-1 per il Santa Croce all'intervallo, le reti al 7° di Di Rosa, al 19° di Ruiz e al 27° di San Martino. Per il momento è tutto, linea alla regia. Ci risentiamo tra un quarto d'ora per la ripresa. Pronto a calciare il primo pallone di questo secondo tempo, fischio che arriva adesso e anche noi facciamo partire il cronometro. Spinelli che allarga subito su Di Domenico. Ruiz, sempre lui a battere i calci piazzati, con la mancino, allarga sulla sinistra, palla per Silla, poi arriva il tiro alto di poco di Bucchieri. Floridia prova il traversone basso, ci mette la gamba Saraceno e poi il gran destro e il gol di Minte, 3-1. Imparabile stavolta, non poteva farci nulla Latino. E comincia male questa ripresa per il Real Siracusa. Minte per il Santa Croce ha trovato la giocata vincente, quindi la rete del 3-1 al terzo. Floridia prova il tiro, che è un tiro cross, non ci arriva Sferrazza, palla che termina sul fondo. Una buona. Ancora Miraglia, prova l'1-2 di Domenico, può andare al traversone, un tiro cross, palla in mezzo. Diagono colpisce col destro la sfera che termina alta, buona occasione per il Real. Va lui col destro, si accartoccia il portiere Cavone, fa suo il pallone, subito il tentativo da calcio da fermo di Brian Quarto. Su di lui c'è Bucchieri Leone, il tiro, riesce ad opporsi Latino, poi si salva in qualche modo il Real. San Martino, si accentra San Martino, il destro, alto di poco il pallone, ma anche in questo caso Silla, in vantaggio su tutti, anticipato, viene messo giù e addirittura c'è il rosso. C'è il rosso per Silla per questo fallo, ha sbagliato Silla, poteva darla indietro al portiere. Fallo da ultimo uomo di Silla. Latino fa suo il pallone sul tiro di Floridia. Leone in aria, Leone, il tiro cross. La palla non entra, traversa, incredibile. Il cross basso, palla che passa e lì e poi dentro. È gol, sì, è rete. 3-2, ha segnato il Real Siracusa su Mischia. Credo che abbia segnato. Saraceno, sì. Quindi 3-2 il punteggio, rete di Saraceno al 36esimo in Mischia. Leone in aria, Leone per il Santa Croce, il tiro
Grande Latino, ci mette la mano destra e devia in calcio d'angolo. Si arrabbia la panchina del Real, voleva il fuorigioco. In mezzo, quarto, il colpo di testa di Saraceno. Ravalli. Prova il destro, Arestia, respinge il portiere Latino. Ma ancora lì il pallone, palla in mezzo, bisogna allontanarlo in qualche modo di Domenico, ma c'è Leone, tiro rimpallato ancora, Leone, Latino, succede di tutto. Di Rosa, in aria, Di Rosa, avanza, Di Rosa, Murato, e poi la palla è lì, incredibile, tutto regolare, palla alzata a campanile. C'è Di Domenico, la rimette per Melluzzo da questa miraglia, anticipato da Ravalli, Melluzzo! Col sinistro, palla che sfila a fondo campo. E finisce qui, dopo 4 minuti di recupero. Un po' pochino il recupero, almeno avrebbe dovuto dare 5 minuti di recupero. 4 minuti di recupero concessi in questa partita. Finisce 3-2 per il Santa Croce, con le reti nel primo tempo di Di Rosa al settimo, Ruiz per il momentaneo 1-1, poi San Martino al 27esimo della ripresa, Mintè al terzo e Saraceno all'84esimo per il definitivo 3-2. Santa Croce batte Real Siracusa Belvedere 3-2. Da Maurilio Abele è tutto, grazie ad Alessandro Bellanic per le riprese video e all'assistenza video di Valeria Migliore. Dal Kennedy è tutto, arrivederci alla prossima partita interna del Real Siracusa Belvedere, domenica contro il Mascalucia San Pio X.